Piazza del Campo a Siena è celebre per il palio che si svolge due volte all'anno, il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano ed il 16 agosto per la Madonna Assunta. Per quanto Santa Caterina da Siena sia la protettrice della città toscana, anticamente i senesi affidavano la loro sorte a Maria ed il campo era destinato a veri combattimenti tra i contradaioli ed il suo nome era Campo di Marte, divinità pagana, dio della guerra. Due figure opposte, Maria e Marte, in apparenza. Leggenda vuole che la città fosse la continuità di Roma imperiale, con Romolo e Remo progenitori. Salvati dalla lupa, il cui latte ne formò il carattere, trovati dal pastore Faustolo, verranno allattati da H. Larenzia. Non sorprende che a Foligno, non distante da Siena, nel Palazzo Trinci vi sia la loggia di Romolo e Remo, né che in Piazza di Marte a Siena la fontana Gaia avesse due statue, una di Rea Silvia, l'altra di H. Larenzia, entrambe di Jacopo della Quercia, oggi riparate all'ospedale di Santa Maria della Scala. Rea Silvia era una vestale obbligata alla castità che perse per l'ardore di Marte generando Romolo e Remo. H. Larenzia, una giovane meretrice, si prese cura dei gemelli. Ancora delle contrapposizioni che meritano di essere osservate. Rea Silvia ha il volto malinconico, regge in braccio l'uno dei due, l'altro lo tiene per mano, cercando d'avanzare. Indossa un panno che le copre i fianchi con bella velatura. I seni scoperti, giovani, inadatti all'allattamento. Il Parnaso è negato ai suoi figli, destinati a fondare un impero in terra. Ha il capo chino, lo sguardo languido, le labbra a bocciolo. Pare essere in agguato. Al seno regge un pargolo addormentato, sazio di latte. L'altro reclama il suo turno. Il corpo ha una sinuosità sensuale che in Silvia mancava. L'8 dicembre i romani celebravano Gaia Taracia, la vestale protettrice di Campo Tiberino, ovvero Marzio, in realtà un'isola sul Tevere. Le analogie con il campo di Marte sono ancora più evidenti se consideriamo che la fontana di piazza è Fonte Gaia, ove la carità del tutto simile a Gaia fa coppia con la giustizia. Seguono temperanza e fede. La Madonna è al centro, alla sua destra prudenza e fortezza. Una schiera di virtù, tutte di Jacopo della Quercia, realizzate dal 1414 al 1419 con molta soddisfazione dei suoi concittadini, che non più Jacopo della Quercia, ma Jacopo della Fonte fu poi sempre chiamato. Tuttavia, la supremazia reggitrice della città,
come dicevamo, era la Madonna fiancheggiata dalle virtù necessarie al buon governo della città e, in origine, Rea Silvia chiudeva, elevata su un capitello, il lato destro e da sinistra, come dicevamo, H. Lorenzia. Nella sala dei nove, in palazzo pubblico, dominato dalla torre del Mangia, Ambrogio Lorenzetti dipinse le allegorie del buono e del cattivo governo. Ciò avvenne intorno al 1338. Ancora una volta una contrapposizione, e lo sviluppo si articola in modo stupendo. Più precisamente, al bene toccano due pareti, la centrale con l'allegoria del buon governo e da destra con gli effetti, e al male spetta la parte sinistra con l'allegoria del malgoverno ed in un angolo gli inevitabili effetti. Leggiamo da sinistra. La giustizia, guidata dalla sapienza che la sovrasta, regge la bilancia con i piatti in equilibrio grazie alla giustizia distributiva. E ciò lo si legge guardando a sinistra, è commutativa. Se ciò avviene, la concordia ne discende e provvede, seduta ai piedi della giustizia, al bene comune dei cittadini che sfilano in armonia sotto la pace, la fortezza e la provvidenza. L'anziano regale, ossia il bene comune, è ispirato da fede, carità e speranza, le virtù teologali. Affiancato dalle restanti virtù cardinali, magnanimità, temperanza e fortezza, di spada munita e denominata altrimenti giustizia. Sotto di queste, le guardie accompagnano i malviventi a render conto delle loro azioni. Un ultimo dettaglio che lega ciò che sinora abbiamo raccontato. Sotto il trono dell'anziano, una lupa lecca due pargoli, Romolo e Remo. Un governo ben amministrato favorisce l'edilizia, il commercio, l'allevamento, la devozione religiosa, l'integrazione sociale in gioiosa armonia che si estende alla campagna. Ovunque il benessere si propaga e prospera. Ma cosa si intende per buon governo? Quello dei molti che ottengono il consenso dei più? Oggi diremmo democrazia. Lo capiamo per contrapposizione. Cos'è il cattivo governo? È sinonimo di tirannia, di uno o di più comunque di parte contro le altre, spezzando l'unità comunale. Il caso ha voluto che la parete del malgoverno abbia subito le ingiurie del tempo. Se un mostro strabico comanda capri deformi e scimmie, simboli di lussuria, armi e barbari ed assassini riempiono la scena, nessuna attività lecita si svolge e chi può scappa abbandonando la città nella miseria. E la giustizia, bianco vestita, giace prostrata tra gli inutili piatti della bilancia. La storia dei liberi comuni poco durò e temiamo che i moniti suggeriti dal palazzo, diffusi in piazza, furono propaganda per chi al tempo regnò. Nel 1314 il comune di Siena fece rappresentare il castello di Giuncarico appena sottomesso
nella sala del consiglio. Altri comuni limitrofi vennero conquistati. Un cavaliere solitario domina la scena, dipinta da Simone Martini. È Guido Riccio da Fogliano, un condottiero mercenario. Un dettaglio, ove piccole verità si celano. Nel castello di mezzo notiamo un battifolle tra le mensole di legno che sorreggono le torri lignee, trasportabili sotto le mura della città assediata. Dal battifolle sporge una macchina da guerra, detta trabucco, atta a scagliare grosse pietre contro l'avversario. La storia si sa, la scrivono i vincitori e gli artisti raccontano per quel che son pagati.